Da questa puntata il ruolo di Isabel Alden è interpretato dall'attrice Patricia Berry. Per la signora Alden? Sì. Dì a me, glielo porto io. Va bene. Stavo proprio andando a trovarla. Grazie. Signora Alden, il pranzo è servito. Come si sente oggi? Ah, che tesoro. Sei qui. Pensavo mi avesse chiamata Clay. No, cara, Clay è in riunione e credo proprio che ne avrà per tutto il pomeriggio. Quindi siamo qui sole, tu e io. Bene. Allora, se non ti dispiace, comincia a darti da fare. Devo occuparmi dei panni sporchi. Era ora. Comunque io lavoro per Clay, non per te. Sei stata assunta dalle imprese Alden per tenere in ordine il nostro... Ma non per fare la cameriera. Tu qui devi fare tutto quello che ti si ordina, altrimenti te ne puoi tornare da qui. Io rimango qui. Benissimo. Adesso comunque va a prendere la macchina. Oggi ho diversi appuntamenti e voglio che tu mi accompagni. Prima porti questa roba in lavanderia, poi torni indietro in tutta fretta e passi a prenderli. Andiamo, cara. Muoviti. Va bene. Sarà una corsa di macchina indimenticabile. Che ci fai qui? Non dovresti essere al lavoro? Ho avuto una giornata libera, sai. Stavamo festeggiando Ava perché è stata promossa a caporeparto. Dopo quello che è successo ieri sera. Il traffico di droga? Già. Dimmi, questi che cosa sono? A te cosa sembrano? Ritratti di Trish. Sono nuove? Sì, alcune sì. A quanto pare ti sei dato molto da fare ultimamente. Beh, stavo controllando se valeva la pena di conservarne qualcuno. Fai pulizia? Già. Papà, andiamo a pranzo, ti va? No, ho già mangiato. Senti, papà, che rapporto c'è tra te e Trish attualmente? Quello di sempre, figliolo. Papà, la verità. È inutile, non ci si può nascondere niente. Che cosa è successo? L'ho baciata. Ecco cos'è successo. Ah sì? E le ho detto anche che sono molto innamorato di lei. E Trisha come ha reagito? Mi ha detto di lasciar perdere, perché non è il caso. Significa che rimane con Trisha? Non lo so, Teddy, non lo so. Almeno, da quello che ho capito, per il momento non se la sente di affrontare una nuova relazione. Mi dispiace. È stata sincera. Me l'ha detto in faccia. Non è che sia una consolazione. Ma se non altro so che è una causa per tutti. Supererò anche tu. Ecco, guarda che cosa fare. La vita deve continuare, giusto? Credimi, mi dispiace molto. Non ti preoccupare, figliolo, è tutto a posto. Ho in mente un nuovo progetto. Ho sognato immagini incredibili e non vedo l'ora di metterle sulla tela. Papà, sei sicuro di stare bene? Benissimo, ragazzo mio, mai sentito meglio. Perché non torni da Barnell prima che decidano di licenziarti? Non c'è fretta, ho tempo. Casey. D'accordo. Me ne vado, così potrai concentrarti. Va bene? Spero che funzioni.
Voglio dire che tu riesca a toglierti dalla mente Trisha. Funzionerà, passerà tutto. Adesso vattene, per favore. Papà, tu continui a prendere le medicine, vero? Sì, Cassie. Sono sempre stato molto attento a seguire le cure. Questo per te è un momento molto difficile. Mi sembra che tu sia un po' stanco. Sto bene, stai tranquillo, sto bene. Non ti preoccupare, adesso però vattene. D'accordo, ci vediamo più tardi. Va bene, a dopo. Ciao. Sei bellissima e io ti amo tanto. Stai molto bene, a quanto pare. Sono contenta che tu abbia avuto un recupero così veloce. Mi hanno aiutato. Chi? Cooper, per caso? Ah, lo so che ti è venuto a trovare. Sì, è stato talmente dolce e premuroso. Ti sarei venuta a trovare anch'io se avessi potuto lasciare questo maledetto letto. Oh, no, so che non poteva. Per questo sono venuta io da lei, visto che siamo vicine. E io te ne sono molto grata. Allora, la trattano bene? Stanno facendo del loro meglio. Prelevano un po' di sangue, mi danno qualche pillola. Le solite cose. Non posso lamentarmi. Deve essere noioso stare tutto il giorno sdraiata. Sì, specialmente se penso a tutto quello che avrei da fare. Già, io ho un ottimo medico. In realtà è una dottoressa. È molto spiritosa, mi fa fare sempre un sacco di risate. Bene, mi fa piacere che ti diverti. Mi diverto soprattutto all'ora del pranzo. Ti piace la cucina dell'ospedale? No, no, lo so che è orribile, ma Cooper ha inventato un gioco divertente. Si chiama Indovina la pietanza. Se io indovino, posso non mangiare. Brava, mi sembra che tu abbia preso questa degenza con ottimismo e autoironia. C'è un lato buono in ogni cosa. Comunque, non è tutto merito mio. Scusa, sono in ritardo. Ciao, zia Isabella. Come ti senti? Oh, Cooper, che bei fiori. Sono magnifici. Mi sento meglio. E poi c'è la mia amica Ellie che mi fa compagnia. Sì, lo vedo. Ciao, Ellie. Ciao. Le due invalide si stavano commiserando. Sapete che vi dico? Siete la più bella coppia di invalide che abbia mai visto. Che dicono i medici? Che ci vuole riposo, riposo e ancora riposo. Ma se devo essere sincera, devo dirti che io mi sento già una donna nuova. Sembri veramente una donna nuova. Sono sicuro che ti lasceranno uscire molto prima di quanto pensi. Mm-hmm. Lo spero proprio. Dove posso metterli? Perché non li metti insieme ai miei? Allora ho una bella notizia da darvi. Mi dimettono questa sera. Ah, davvero? Ellie, non mi avevi detto niente, perché? Sono arrivati i risultati delle ultime analisi e i valori sono tutti normali. Perfetto. Sono veramente contenta, cara. Beh, ora vi lascio, così voi due avrete la possibilità di chiacchierare. Vado a preparare le mie cose, posso passare dopo a salutarla? Mi farebbe veramente piacere e grazie dei fiori. Non c'è di che. Ciao. Hai bisogno di aiuto per tornare in camera? No, ti ringrazio. A più tardi, allora. Ci sono più fiori in questa stanza che in una chiesa. Oh, che succede? Ellie. Chiamo l'infermiera. Ellie, forza, tirati su, dai. Cooper, che cos'ha? Non lo so, sembra svenuta, zia. Ellie, mi senti? Cos'è successo? Stava camminando ed è caduta a terra. Forza, tirati su. Dove sono? Sei qui, vicino a me. Come ti senti? Mi sento confusa. Sta calma, chiami la dottoressa, presto. No, non fa niente. Mi aiuti ad alzarmi. Mi dia una mano. Va meglio. È stato così strano, era tutto buio. L'accompagno in camera. Sto bene, ce la faccio. Cooper, ti prego, resta con me. Certo. Ti ringrazio. Come sta Ellie? Sta molto meglio. In questo momento c'è la dottoressa con lei. Stia tranquilla. La ringrazio. Buonasera, nonna. Jack! Ancora regali? Solo giornali e caramelle. Non al limone, spero. No, le più dolci ti arrivano. Grazie, Jack. Ti pare? Come ti senti? Va tutto bene? Sì,
Sì, va tutto bene. Da come lo dici non sembrerebbe. Hanno ricominciato con le iniezioni? No, sono preoccupata per Ellie Rest. Era venuta a trovarmi, stava bene, dovevano dimetterla oggi. Ma mentre stava per tornare nella sua camera è caduta a terra dentro. Oh no. Ben, non ti devi preoccupare, i medici avranno cura di te. Tu devi pensare soltanto a ristabilirti. Io voglio che torni più in forma di prima. Grazie, Jack. Allora che ha detto oggi il dottor Ramon? Niente di particolare. Vuole che resti a letto immobile ancora per un po' di tempo. Chissà come ti sarai annoiata. Oh, se continuo così credo che diventerò pazza. Ma le sue continue visite mi hanno messo. Se devo essere sincera, non mi aspettavo che saresti venuto così spesso. Perché? Mi sei mancata. Davvero? Sì, nonna, tantissimo. Ero convinta che la mia lunga assenza da casa e dall'ufficio ti avrebbe fatto piacere. No, che mai. Tutto il contrario, invece. Oh, andiamo, Jack. Prima del mio attacco di cuore, io ho avuto paura di perderti. E questo mi ha fatto ricredere su molte cose. Sta tranquilla, Jack. Spero che i dottori riescano a farmi resistere ancora per qualche anno. Ne sono molto contenta. Sai, nonna, un tempo noi due eravamo così vicini. Praticamente mi hai allevato tu. Poi all'improvviso, non so perché, tutto è cambiato per il lavoro. Ma quando ho capito che potevi morire, mi sono reso conto che quella corsa alle imprese Alden era priva di significato. E ritengo sia giusto chiederti scusa di tutto. È giusto che anch'io mi scusi con te, Jack. So di averti fatto soffrire tanto. Ormai è passato, finito. Ti voglio molto bene, nonna. Oh, caro. Sai, in fondo mi hai fatto un favore. Mi sento un uomo nuovo. E anche più felice, spero. Oh, questo è fuori discussione. Ora che tutta quella tensione è passata, io mi sento completamente rinnovato. E ho una gran voglia di stare vicino a mia moglie e ai miei figli. E all'infuori di te e di loro non mi interessa nulla. Questo vuol dire che accetti di buon grado la nomina di Clay e Gwyneth alla guida dell'azienda? Sì, nonna. Oh, Jack. Caro Jack, questa è una notizia che mi riempie di gioia. Ero sicura di poter contare su di te. E ho anche un'altra bella notizia, nonna. Quale? Io e Stacy rinnoveremo la promessa di matrimonio. Ah, ma questo è splendido. Voi due siete così importanti per me. Rifaremo la cerimonia e tutto il resto. Oh, davvero? Voglio sperare. Che aspettiate che mi dimettano da questo orrendo ospedale, non è vero? Veramente la cerimonia avverrà domani, sai. Eravamo così ansiosi di farla. Farete anche una seconda luna di miele? Oh, sì, certo. Mi sono preso 2 settimane di vacanza dalle imprese altre. Oh, Jack, come sei cambiato. Sento a riconoscerti. Ah, e d'ora in avanti mi comporterò diversamente. Ho capito che le imprese Alden possono vivere senza di me. Ma certo, certo. Ah, una nuova cerimonia nuziale. Sei veramente un gran romantico. È grazie a Stacy che sono cambiato. Oh, come mi piacerebbe essere con voi domani. Oh, non ti preoccupare, ti faremo vedere le foto. Tu di nuovo con Stacy, Clay con Gwyneth. Oh, è meraviglioso. È vero. Già. Dimmi un po', come vanno le cose tra quei due? Clay e Gwyneth? Mm-hmm. Oh, a me sembra bene. Anche se non li ho visti molto insieme ultimamente. Beh, avranno avuto da fare. Nessuno avrebbe immaginato... Già, si sono risposati così all'improvviso. Specialmente dopo che Clay aveva preso quella spaventosa sbandata per Dynally. Ha capito che avrebbe fatto uno sbaglio, grazie a Dio. Speriamo che sia così. Cosa vuoi dire? Non si comportano proprio da novelli sposi. Litigano spesso? No, non è per questo, è che non vivono insieme. Come? Ma non si erano trasferiti alla villa? Oh, Clay sì. Ma Gwyneth no. Prego, si accomodi, signora Alden. Vuole che l'aiuti? Ce la faccio. Grazie tante.
Viaggiare a 130 con il tettino aperto è formidabile. Ci arriva un venticello fresco. Chiudi la porta, Vainali. Subito, signora. Ha bisogno d'altro? Oh, ci puoi scommettere, ragazza mia. Non ho certo finito con te. Pensavo ne avessi avuto abbastanza per oggi. Chiedo scusa per quella brusca frenata che ho dovuto fare nel parcheggio. Sono desolata, ma la macchia dovrebbe venir via subito. Chiudi quella boccaccia un momento. Colpa del servofreno, non ci sono abituata. Sarà meglio che vada a fare un po' di pratica. Tu non ti muovi di qui finché io non ti darò il permesso di andartene. Sono le 5 passate. Mettiti in testa che da noi la giornata non finisce alle 5. C'è ancora molto lavoro per te. Tutti questi documenti devono essere fotocopiati, rilegati e distribuiti prima che tu te ne vada. Spero che questo non interferisca con i progetti che avevi fatto per la serata. Non ti affannare, puoi darmi tutto il lavoro che vuoi, non mi impedirai di vedere te. Pensa a fare quello che ti ho detto, se vuoi continuare a lavorare per le imprese Alden, tesoro. Tu non puoi neanche immaginare quanto vorrei andarmene da questo posto. Ma per il momento non accadrà e quando accadrà non sarà certamente per causa tua. Ma che io vada o che resti, non ti riprenderai, Clay. Sarei così sicura, ora sparisci. Perché non rinunci? La fotocopiatrice è nel seminterrato. Pensi che se devo occuparmi di queste carte non vedrò Clay? Se non lo vedrò stasera, lo vedrò stanotte. E tutte le altre notti della mia vita. Non ci conterei troppo se fossi in te. Gwyneth Alden. Gwyneth, sono Isabelle. Devo vederti. Ti senti male? No. Ma per favore, vieni subito in ospedale. Esci di nuovo? Sì, e sia ben chiaro che voglio che lasci una copia di questa relazione sulla scrivania di ogni ufficio prima di andare. Vuoi che t'accompagni in macchina? No, grazie tante. D'ora in avanti guiderò io. Che cosa hai in mente, Ellie? Vuoi rimanere per sempre in ospedale? No, io non vedo l'ora di andarmene. I sintomi che accusi dovrebbero essere spariti ormai. Forse si è trattato semplicemente di un capogiro. È possibile, ma io voglio esserne sicura. Significa altre analisi? Temo di sì. Non vorrei che ci fosse sfuggito qualcosa. Questo vuol dire che dovrò restare qui. Ritengo che sia meglio, ma sei in buona compagnia. Cooper, non sei obbligato a rimanere tutto il giorno. Sto bene. Voglio fare un consulto con uno specialista per andare in fondo alla cosa. Vado a fare le analisi, poi ti porterò i risultati. A presto. Grazie. Ah, Ellie, non aver paura, ci sono io qui. Andrà tutto bene. Mi spiace che tu debba restare in ospedale. Oh, non fa niente, sono loro che hanno il problema di capire che cos'ho. Io devo soltanto stare qui. Non metterti a fare la coraggiosa con me, non serve. Non voglio che ti preoccupi per me. Io invece voglio preoccuparmi per te. Come sei carino. Carino un accidente, la colpa è mia. Non è vero e non voglio più sentirti ripetere questa stupidità, chiaro? Mi leggi qualcosa? Certo. Ellie. Sì. Andrà tutto bene, vedrai. Lo so, lo so. Adesso leggi. Cooper, ho paura. Ho tanta paura. Oh. Vieni qui. Non c'è ragione. Ti ho detto che andrà tutto bene. Davvero? Certo. Ne sono più che sicuro. Sta tranquillo. Questo è per te, Trisha. Il tuo ritratto più bello. Oh, grazie a Dio. Credevo fosse successo qualcosa di irreparabile. E infatti, che vuoi dire? Ho scoperto solo poco fa che le due persone delle quali mi fidavo di più al mondo hanno cercato di ingannarmi. Chi sono?
tu e Clay.